Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 9, capitolo 52, 1 novembre 1910. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: Figlia mia, l'unità suprema è quando l'anima giunge a tale strettezza d'unione con la mia volontà da consumare qualunque ombra del suo volere, in modo da non più discernersi quale sia il mio volere e quale il suo. Onde il mio volere è la vita di quest'anima, in modo che qualunque cosa disponga, tanto su di lei quanto sugli altri, in tutto è contenta. Qualunque cosa pare adatta per lei, la morte, la vita, la croce, la povertà, le guarda tutte come cose sue e che servono a mantenere la sua vita. Giunge a tanto che anche i castighi non più la spaventano, ma in tutto è contenta del volere divino, tanto che le pare che se io lo voglio, essa lo vuole, e se essa lo vuole, il Signore lo fa. Io faccio ciò che vuole lei, e lei fa ciò che io voglio. È questo l'ultimo alito della consumazione della tua volontà nella mia, che tante volte ti ho chiesto e che l'ubbidienza e la carità verso il prossimo non te l'hanno permesso. Tanto che molte volte io ho ceduto a te a non castigare, ma tu non hai ceduto a me. Tanto che sono costretto a nascondermi da te per essere libero quando la giustizia mi sforza e gli uomini giungono a provocarmi e a prendere il flagello in mano per castigare le genti. Se ti avessi con me, con la mia volontà nell'atto di flagellare, forse avrei scarseggiato e diminuito il flagello, perché non c'è potenza maggiore né in cielo né in terra di un'anima che in tutto e per tutto è consumata nella mia volontà. Questa giunge a debilitarmi e mi disarma come le piace. Questa è l'unità suprema. Poi c'è l'unità bassa, in cui l'anima è rassegnata, sì, ma non guarda le mie disposizioni come roba sua, come vita sua, né
né si felicita in esse, né sperde la sua volontà nella mia. Questa la guardo, sì, ma non giunge ad innamorarmi, né giungo ad impazzire per lei come faccio per quelle dell'unità suprema. Questa mattina il benedetto Gesù si faceva vedere nel mio interno in atto di ricrearsi e sollevarsi di tante amarezze delle creature. E ha detto queste semplici parole: Tu sei il mio paradiso in terra, il mio conforto. Ed è scomparso. Bene, fermo momentaneamente almeno la lettura, perché questo era l'ultimo capitolo del volume 9, eventualmente, e se la meditazione non dovesse essere sufficiente, possiamo poi aprire il primo capitolo del volume 10. Il secondo che abbiamo letto è quasi lapidario, il primo è breve, ma gli argomenti che trattano sono davvero straordinari, veramente un exploit, una sorta di anticipo, perché siamo ancora nel volume 9, totalmente divino. Ecco, qui Gesù sta mostrando, quando ancora molto ha da rivelare, da spiegare e da far conoscere dei divini voleri, quello che è il termine ultimo, ecco, della vita con la divina, nella divina volontà, che è veramente, cioè assolutamente proprio il paradiso sulla terra, se si comprendono bene le espressioni che Gesù usa quando si parla della divina volontà come del ripristino dell'Eden sulla terra. Non dobbiamo, questo veramente non dovremmo farlo mai, almeno in questo mondo, no? Azzardarci in voli fantasiosi, nel senso che chi lo sa che succede, che la terra si trasforma, che ridiventa un giardino fiorito. Dico, per carità, se il nostro Signore volesse fare qualcosa di questo genere, siamo tutti ben felici e siamo padronissimo di farlo, certamente nessuno può porre limiti alla sua bontà provvidente, ma l'essenza profonda, cioè di questo Eden terrestre, appare essere dentro di noi. Qui Gesù parla di una unità suprema e di unità bassa. Unità suprema di cosa? Della volontà umana o dell'anima con la divina volontà, oppure un'unità bassa. Andando a riprendere bene le espressioni, nell'unità suprema, attenzione, si consuma qualunque ombra del proprio volere. E attenzione a questa frase, in modo da non potersi discernere, non si può più discernere quale sia il mio volere e quale il suo. È chiaro che vedendo questa cosa, immediatamente bisogna pensare alla Madonna, così come parlando di quando Gesù dice chi giunge a questo non soltanto non mi fa innamorare, ma impazzisco per lei, e non si può non pensare seduta stante alla Madonna. E tra l'altro pensare che per lei, diciamo, questa situazione era abituale dal concepimento, per noi è una meta che speriamo di riuscire a raggiungere con tanta perfezione, per lei era un po' il punto di partenza, quindi c'è sempre vissuta in questo orizzonte. Molte volte si parla appunto della divina volontà come vita dell'anima, oppure più avanti negli scritti della divina volontà che regna nell'anima o che si acquisisce il regno della divina volontà nell'anima. E c'è una parola magica. La parola magica per testare, ecco, la nostra situazione attuale è il qualunque cosa. Termine che potrebbe, come dire, ecco, misteriosamente dare il titolo a questa meditazione. Qualunque cosa. E Gesù fa degli esempi, tanto su di lei quanto sugli altri.
E qualunque cosa il divin volere dispone, attenzione, in tutto si è contenti. Ma veramente contenti. Ecco, e qui possiamo cominciare a fare una marea di esempi. Gesù ne fa qualcuno molto generica, no? Qualunque cosa per adatta per lei, la morte, la vita, la croce, la povertà. Qui nella meditazione personale io invito, ecco, perché è molto importante per noi. Questi sono esercizi interiori da fare davanti a Gesù. Perché davanti a Gesù, e questa è anche la bellezza, proprio a mio avviso, di questa vita, è anche la potenzialità santificante immensa che c'è. Davanti a Gesù noi non possiamo fare gli attori. Non possiamo fare finta, non possiamo fingere, non possiamo raccontarci un sacco di balle. Sono tutti quanti processi psicologici, consci o inconsci, che sono continuamente presenti negli esseri umani. Allora, qualunque cosa. Bene, se il Signore ti chiedesse la vita, facciamo così, la personalizzo in prima persona singolare, così. Come se la stessi facendo solo per me, così. Se mi chiedesse la vita il Signore tra un minuto, cioè non riesco neanche ad arrivare alla fine di questa meditazione, mi prendo un colpo e devo lasciare questo mondo, ho problemi. Se fossi ridotto in povertà istantanea, che per una serie di povertà assoluta, proprio a livello dei clochard, d'accordo? Proprio dell'indigenza, proprio del. O di una povertà alla San Francesco, ma proprio San Francesco, non San Francesco per. Che farei? Cioè, io ho sempre pensato che San Francesco, in qualche modo lontanamente, a livello certamente di prodromo, certo Gesù dice a Luisa: leggi tutto quello che vuoi, non troverai. Certamente non si trovano in San Francesco. Io conosco, credo discretamente, le fonti francescane, gli scritti di San Francesco. Però, in una cosa come il Cantico delle Creature, in alcune cose che lui ha vissuto, parlare con gli animali, parlare con gli uccelli, e sentirsi parte integrante del creato, no? Che è poi la quintessenza del sano ecologismo cristiano, cattolico, che non è. Cioè, noi facciamo tutta quanta una serie di cose che fanno anche i laici, cioè perché gli ecologisti. Molti ecologisti sono laici oppure atei, no? Ma noi non siamo ecologisti come loro. Così molti laici atei sono filantropici, fanno del bene al prossimo, a volte anche tante cose buone, ma noi non lo facciamo come loro in quanto cristiani. Questo non vuole creare, come dire, discordio, elitto, faccio meglio io, faccio meglio tu. Non è questo il punto. Il problema è che io lo faccio per motivazioni completamente differenti. E noi sappiamo benissimo che l'intenzione, come Gesù ci ha insegnato un sacco di volte, cambia totalmente la natura di un'azione. Allora San Francesco c'era arrivato, perché se uno legge a questo fatto, alla qualunque cosa, perché se uno legge il fioretto Perfetta Letizia, dice, ma sai, frate Leone, tipo, qual è secondo te perfetta letizia? Frate Leone dice, ma perfetta letizia sarebbe diventare grandi santi, vedere la Madonna, tutte queste cose qui. No, frate Leone. E comincia a fare, sai, frate Leone, se fosse un tempo d'inverno dove c'è la neve, il ghiaccio, la grandine, che noi stiamo vestiti di niente come stiamo, quindi con sacco addosso e senza manco niente sotto i piedi. Quindi congelati e cominciamo a bussare in tutte le case e nessuno ci apre, c'è cioè Tiranansky, un bel secchio gelato d'acqua in testa, o addirittura qualcuno esce e ci caccia come dei cani rabbiosi con un bel tortore annodato e ci gonfia le botte. Cioè, poi l'ultimo è che arriviamo a un convento mio, cioè arriviamo dai miei frati, da quelli che ho fondato io, cioè d'accordo?
E bussiamo alle porte del convento, dice, ma arriva il fondatore, arriva il fondatore adesso finalmente, no, esce un bel frate zotico, ignorante, peggio degli altri, e ci gonfia le mazzate pure lui, fino a farci sanguinare, stravaccare per terra. Dice, bene, se io sono capace di sopportare tutto questo per amore di Dio, senza alterarmi, rimanendo nella lode e nella gioia, scrivi, frate Leone, questa è perfetta letizia. Non è arrivato a capire qualcosa, a toccare qualcosa di quello che Gesù sta spiegando. Qualunque cosa pare adatta per lei, la morte, la vita, la croce, la povertà. Se tutti ti parlassero male dietro, se ti perseguitassero, se tu non fossi riconosciuto in niente per quello che sei, se ti arrivassero insulti, umiliazioni, mortificazioni, che ne so, malattie, dice la vita, la croce. Se ti viene un tumore, tra 5 minuti ti diagnosticano un bel tumore di quelli che non è che ti uccide subito, d'accordo, ma ti rosola piano piano, no? Pensiamo alle malattie più terribili, ce ne sono tantissime, ce ne sono adesso, no? Che sono delle croci veramente immense. Si capisca bene ovviamente il senso, nessuno di noi, la vita nella divina volontà non vuol dire diventare masochisti, andare in cerca di sofferenze gratuite perché chi lo sa che cosa strana viviamo, no? Ma noi sappiamo che anche gli eventi più drammatici sono disposti, diciamo così, perché non sempre sono voluti in maniera assoluta e intenzionale, dalla divina volontà. E se è disposto, è bene, anche se appare come una cosa terrificante. Gesù dice addirittura i castighi più grandi non la spaventano più. Pensiamo a certe cose che girano sul web, profezie catastrofiche, disastri, fini di mondi, purificazioni, terremoti, cataclismi, che se uno si va a leggere tutte tante quelle cose che per la salute, insomma, io, insomma, mi permetto di suggerire di essere molto cauti per la salute interiore, insomma, no? Ma sono cose atte a terrorizzare, insomma, a non far campare in santa pace, cioè, che giova che io so che in un futuro, poco determinato succede il finimondo, che ci posso fare? Cioè, l'unica cosa, cioè, non serve sapere queste cose. Tu fai una vita santa, prega tutti i giorni, di tanti rosari, per la conversione di tutti, cercare di santificarti, usa al massimo i mezzi di grazia e stop, capito? Non può campare in questo modo. Ma il problema è che se anche ci fossero tutte queste cose, nella divina volontà è chiaro che uno li vive, dice, beh, il Signore sta purificando il mondo, sta purificando la Chiesa, cioè questo termina in gloria, cioè non è una cosa che avviene in nome di forze cieche, oppure che il diavolo può fare veramente tutto quello che gli pare senza che nessuno è in grado di porgli un freno, manco Domine Dio. Ma tu stai, cioè, ma questo è, cioè, ci sono certi modi di pensare, di vivere e di leggere le cose che uno non si accorge, ma di fatto sta vivendo come se fosse un ateo, cioè chi controlla la situazione, nonostante certamente il rispetto delle libertà di tutte quante le cause seconde, che sia, è il Padre Eterno, è la divina volontà, d'accordo? La divina volontà purtroppo non regna nelle libere volontà, ma la divina volontà regna in tutto l'universo, d'accordo? E anche se non regna perché non si impone alle libere volontà, ma deve essere riconosciuta e accolta, tuttavia non è che lascia il mondo in balia di forze cieche, del caos o di un male irreversibile, senza che lui non comunque governi e indirizzi tutto a un bene maggiore. Cioè, chi non pensa questo, cioè, è fuori della fede cattolica, tra l'altro, perché sfocia in una visione manichea. In che senso? Cioè, i manichei pensavano che il male o i diavoli fosse una forza uguale e contraria al bene, che sarebbe Dio, ma allo stesso livello, d'accordo? Come se fosse una sorta di Dio del male, ma
Questa è un'eresia, questa qui. Perché di Dio ce n'è solo uno, ed è il Dio del bene, della Santissima Trinità. È vero che il male è causato dall'azione primaria di esseri personali più forti e più elevati di noi, che sono gli angeli ribelli e che fanno i matti, ma è anche vero che queste sono creature che appena nostro Signore si impone, il diavolo scappa. Non può fare nulla contro di lui, ma proprio nulla. E questo lo sappiamo benissimo, che le promesse di Gesù, che dice che non può fare nulla neanche a chi vive in questo stato completamente esperso nella divina volontà. Ma che cosa gli fa il diavolo? Gli fa il vento, gli fa. Ecco perché qualunque cosa. Non è che certamente dice, ma insomma, se mi venisse un tumore tra 5 minuti o mi venisse una brutta malattia, insomma, non è che farei salti di gioia. Questo accettiamola come debolezza possibile, no? Però, quando veramente, cioè, ci si trovasse in stato di fusione, ma basta ricordare quello che dice Gesù e quello che dice anche Maria Santissima, in varie parti degli scritti, di quello che vivevano tutti e due durante la passione. Cioè le sofferenze che Gesù ha vissuto durante l'apice poi della passione, perché tutta la sua vita è stata una passione, e quello che ha vissuto la Madonna sono indescrivibili. Cioè, io penso che non esiste né mente umana né mente angelica che possa, almeno in questo mondo, non lo so se qualcuno ci avesse qualche rivelazione particolare, insomma io che non ce l'ho avuta, non me lo so immaginare. Ma io penso che non sia, per quanto ci meditiamo, per quanto le contempliamo, non possiamo renderci conto che abisso di male, di dolore. Però che cosa dicono? Hanno vissuto, però che cosa dicono? Che tutto questo coinvolgeva la loro umanità, ma lo stato di fusione della volontà con quella divina non faceva perdere la gioia, anzi la felicità, che in quelle cose le facevano volentieri, perché si stava compiendo la volontà divina di compiere la redenzione del mondo. Ecco perché giunge a tanto. Qualunque cosa pare adatta per lei, la morte, la vita, la croce, la portata, le guarda tutte come cose sue e che servono a mantenere la sua vita. Giunge a tanto che anche i castighi non la spaventano più. Ad avvenire il terremoto, il maremoto, se proprio non se ne può fare a meno. Cioè, è chiaro che. Cioè, d'accordo? Ma c'è un senso anche in quello, per forza. E il senso deve essere necessariamente un senso che porta ad un fine buono. Ovviamente nella fede. È chiaro che una persona che non è credente, che non è, che una persona che non è credente non fa neanche le meditazioni sulla divina volontà, no? Giunge al punto che le pare che se io lo voglio, essa lo vuole. E il contrario, se essa lo vuole, il Signore lo fa. Ecco perché la Madonna la chiamano i maestri di spirito l'Onnipotente per grazia. Perché se lei vuole una cosa, vuole pure Gesù. Ma il problema è che quello che lei vuole, lo vuole Gesù. Io faccio ciò che vuole lei e lei fa ciò che io voglio. Un'anima che giunge a questo stadio, no? E noi certamente dice, se io lo voglio, essa lo vuole. Allora, qui poi Gesù spiega, no? Qui c'è anche un po' un'evoluzione anche nella vita di Luisa, no? Dice, tante volte ho dovuto non venire perché la mia divina volontà vedeva come opportuni, qui Gesù li chiama con quei termini, insomma, che a noi ci risultano un po' ostici, no? Non basta che ne comprendiamo il senso, no? I flagelli per svegliare qualche coscienza, e siccome se venivo da te tu mi vincevi con l'amore, dovevo starne lontano. Che cosa gli sta dicendo tra le righe? Quando sarai perfetta nell'unione con la mia volontà, cioè tu sarai capace di dire, beh, ma se il nostro Signore questa cosa la dispone, e è sua volontà, e lui vede che è cosa buona, io mi uniformo anche a questo, nonostante tutto l'amore, la misericordia, insomma, che mi prende verso le creature, che comunque continua a rimanere
intatta. È un po' come la Madonna, certamente la Madonna sta sempre a intercedere come nostra avvocata e avendo un cuore di madre, ecco, ce le risparmierebbe tutte, insomma, le correzioni, chiamiamole così, se potesse nel senso che se nella divina volontà a cui lei è affusa non vedesse che in alcune circostanze, purtroppo non c'è altro da fare. E quindi anche il suo cuore così benevolo di madre, evidentemente, si uniforma in tutto ai disegni divini. Ecco, vero però rimane che in alcune circostanze, per questo che dobbiamo sempre pregare tanto la Madonna che tanti guai ci risparmia sicuramente, una sua eventuale volontà di misericordia e di benevolenza, come dire, può vincere in qualche modo. Il cuore di Gesù giunge a debilitarmi e mi disarma come le piace. Un esempio di questo disarmo, per esempio, ce l'abbiamo in quella bellissima preghiera che si legge nella 19ª ora della Passione, che è un'ora molto impegnativa perché è la più lunga, ma è anche molto bella. Quindi, come si vede, come lì l'umanità santissima di Gesù fusa con la divina volontà, che però anche lui è il nostro avvocato, insomma, è il nostro intercessore, è il nostro salvatore, si mette in mezzo, no? Si mette di traverso con le esigenze della divina giustizia che comunque permangono per ottenere conversione, misericordia e perdono a tutte le innumerevoli offese che giungono a Dio da parte degli uomini e che lui in croce le stava tutte durante la passione. Di tutta la sua vita, nel culmine della passione del Venerdì Santo, le stava tutte, una ad una, pagando, espiando e riparando. E quindi può fare questo ufficio, no? Ecco, l'unità suprema è questa, l'unità suprema è qualunque cosa a me va bene. Ecco, dice, poi c'è l'unità bassa, in cui l'anima è rassegnata, ma non guarda le mie disposizioni, attenzione, come roba sua. Roba sua? Questa è un'altra domanda che possiamo porci nella meditazione, no? Le disposizioni del divino volere io le considero come roba mia, cioè cose che mi appartengono, in questo senso, no? Quindi come cose che sono, cioè, più preziose quasi di quelle che appartengono a me, o sono cose, Kant, filosofo, insomma, certamente diceva eteronome, usava questo termine, cioè, non è una legge mia, cioè dice, la divina volontà è legge, ma è legge tua. O è una legge, sì, Dio vuole questo, quindi lo percepisco come una cosa differente, diversa da me, ma però lo vuole il Padre Eterno, se va bene a lui va bene anche a me. Attenzione, già questo Gesù dice, è tanto, quindi non magari tutti quanti arrivassero a questo, ma non è l'unità suprema. Perché non sono viste le mie disposizioni come roba sua, attenzione. Come vita sua, come felicità sua. Dio ha disposto questa cosa e io ne sono felice, ma ne sono felice. Attenzione, questa cosa, torniamo a tutti quanti gli esempi peggiori delle cose magari che maggiormente temiamo, che ci possiamo prospettare come possibili, no? Io mi felicito in essa. E questo perché? Perché, vede, si sperde la sua volontà nella mia. Questo termine tecnico un po' atipico, no? Non vorrei adesso fare il cultore della lingua italiana, ma io, insomma, prima di leggere questi scritti non avevo tanto sentito dire in giro, insomma, sperde. Perdere sì, ma sperdere no. Dà proprio l'impressione, cioè che perdere è ancora poco, ma proprio sperdo, è poco perdersi. Che insomma sarebbe già tanto, no? Sperdersi, no? Questo è proprio un termine tipico, no? Di questi scritti. Sperdersi in lui e nel suo divin volere. Cioè, quindi è come se tu, se uno entra, noi sappiamo, no, che c'è l'immagine del labirinto negli scritti del divin volere, ordinariamente designa la volontà umana. Perché tu entri nella volontà umana e ti ritrovi incartato
e che ti trovi in un mare di guai e non sai come uscirne fuori, no? Quindi dice, quando vai nell'umana volontà entri in un labirinto, ma il labirinto è termine ambivalente, come molte volte accade, un po' come il leone, no? Il leone nella Sacra Scrittura simboleggia sia il diavolo, come il leone ruggente va in giro cercando di divorare, sia anche Gesù ha vinto il leone della tribù di Giuda, quindi a seconda del contesto in cui, ecco, lo si esprime, a seconda chiaramente della caratteristica, ecco, del leone che si accentua come termine di paragone, lo puoi applicare in un modo o in un altro, no? Così il labirinto è anche l'immagine di chi si sperde nella divina volontà, perché mi ci metto e non ne voglio uscire proprio più. Cioè, quindi questo mare immenso, dopo una volta che io ho fatto la scelta di scelta irrevocabile, irreversibile, io non ne voglio proprio uscire e non ne esco se la concepisco come un labirinto. Quindi, si può dire, se fammi sperdere nel labirinto infinito della tua divina volontà, non mi farò uscire più. E tutto questo provoca in Gesù l'innamorarsi, proprio l'innamorarsi. Lui dice, non giunge ad innamorarmi, dice, ma come Gesù si innamora? Gesù dice innamorarmi. Allora noi cominciamo subito a spiritualizzare, ma questo è una cosa spiritualizzata. No, qui Gesù ha detto innamorarmi. Quindi bisogna prendere questo termine così come Gesù l'ha detto, punto e basta. Ne giunga ad impazzire per lei, impazzire per lei. Sono terminologie queste qui che noi esseri umani utilizziamo nel linguaggio dell'amore, d'accordo? Ti amo da impazzire, si dice questo qui, no? Sono innamorato perso, sono innamorato folle. Gesù le usa, punto. Adesso poi, se qualcuno vuole spiritualizzare, faccia pure, ma sicuramente vuol far intendere quanto gli è cara un'anima via così, ma un'anima via così gli è cara perché non tanto perché Gesù è contento che fa quello che dice lei, perché Gesù è contento che quest'anima ha trovato il segreto della felicità e vivrà il paradiso sulla terra. Ed ecco perché a Luisa dice lapidariamente: tu sei il mio paradiso in terra, il mio conforto. E attenzione, siamo ancora nel 1910, quindi Luisa già stava in questo mondo, ma stava in cammino, stava. Non era giunta all'ultimo grado, presumibilmente, di consumazione piena. Eppure già Gesù poteva chiamarlo così. Perché tu il paradiso sulla terra lo vivi e diventi il paradiso sulla terra di Gesù, perché trovando la divina volontà e trovandoti felice come sono felici gli abitanti del cielo e come è felice Dio in se stesso, è chiaro che io spero che nella meditazione personale si comprenda, cioè, quale portata beneficante ha l'entrare in questo orizzonte, cioè come pessimismi, sconforti, tristezze, angoscia, cioè scompaiono proprio, non ci stanno proprio più, non ci sono più. Angosce, paure, preoccupazioni, depressioni, non ci sono se uno entra in questo orizzonte. Non ci sono più. Come dice San Paolo, le cose di prima sono passate e sono nate di nuovo. Importante che ciascuno di noi, ecco, ci rifletta e soprattutto si metta davanti a Gesù e gli dica: io ti direi, Signore mio, qualunque cosa, basta che sia tuo volere.
La nostra preghiera a te, oh Santa Vergine Maria, è molto semplice oggi, molto, molto. Penso che chi medita bene e comprende, alla luce dello Spirito Santo, queste cose che abbiamo meditato, gli sgorghi una sola preghiera, ecco. Per quanto posso essere misero, povero e lontano, aiutami a giungere a tanto, quindi questa è la tua vita. Allo sperdersi nel labirinto della divina volontà senza ritrovarsi mai più, ecco, ma trovandoci solo in lei e con lei. Innumerevoli volte, ecco, abbiamo meditato, questa è stata la tua vita da sempre. E tu vuoi che sia la vita anche dei tuoi veri devoti. Aiutaci perché questo che sembra davvero, ecco, un sogno ad occhi aperti, ecco, possa diventare davvero autentica realtà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.